Buongiorno fanciulli, come state? Bentornate e bentornati. E se è la prima volta, perché accade? Benvenute e benvenuti nel canale. Allora, incominciamo con una stesura collettiva specifica con molti punti da analizzare e tante domandine. Quest'oggi, prima di darvi delle info e poi spiegare il consulto, vi spiego prima il consulto, quindi questa registrazione, questo interattivo e poi vi do le info utili. Allora, andiamo ad analizzare una storia che vi ha visto coppia, felici, poi c'è stato il distacco. Poi vi siete finalmente risentiti, rivisti, avete parlato, vi siete magari chiariti, non è che c'è una conflittualità, un litigio, altre persone, triangoli, mogli, marì, non ci interessa nulla di tutto ciò, o quantomeno non è la priorità. Poi qualcuno può avere un contesto simile, però c'è anche alle spalle, a monte, che ne so, lui era separato, lui ha una donna, un uomo, cioè cercate di capirlo voi. Anche perché le stesure collettive ci portano a risultati leggermente diversi che abbracciano una grande fetta di persone che ascoltano, proprio perché il punto di partenza, per quanto simile, non è mai identico. Quindi è sempre una somma di elementi che dà risultato diverso perché il numero iniziale che siete voi, la vostra storia è il vostro personalissimo numero. Qualcuno ha anche il numero con la virgola, quindi figuriamoci un po'. E se siete finiti ad ascoltare o vedere questo video, ci sarà forse un motivo, però lo saprete solo dopo. Quindi lasciatemi assolutamente, se vi fa piacere, i commenti e tutte le vostre considerazioni. Anche perché ve lo ricordo, questo canale siete voi. E approfitto per ricordarvi, anche se vi fa sempre piacere e per me è davvero una gratificazione enorme, un grande riconoscimento, di iscrivervi. Se volete le notifiche, cliccate anche sulla campanella, altrimenti solo sull'iscrizione. È gratuita e vi permette di rimanere in contatto più diretto. Poi alla fine c'è anche chi decide di non iscriversi e ti viene a cercare con il web. Va benissimo, ci mancherebbe. Io mi sento sempre no in debito, non assolutamente nella posizione di pretendere nulla da nessuno. Quindi grazie per tutte le vostre scelte e per ritrovarvi qui. Allora, questa situazione che non è assolutamente conflittuale e negativa, però in questo momento non vi vede come coppia. Quindi andiamo a vedere un attimo lui che cosa pensa di fare in questa situazione, e cosa prova realmente, se ha nel cuore il desiderio, gli piacerebbe no riprendere il discorso, se sarà possibile anche con il tempo, magari se non è amore, una relazione di amicizia sincera o tornare addirittura a vivere quel qualcosa di meraviglioso come un tempo. Cerchiamo anche un consiglio dalle carte e iniziamo con la domanda karmica. Utile a inquadrare qual è il vostro destino karmico, perché lo ricordiamo, non essendo solo questa incarnazione, ma tutte le incarnazioni del passato e quelle che dovremo vivere, a volte viviamo nel presente un frammento di un percorso che non porta ancora all'obiettivo, ma che è utile per coprire uno spazietto che ci avvicina all'obiettivo per altre incarnazioni. È un discorso che non piace a tutti, tutte, ma le persone con un minimo di onestà intellettuale giustamente comprendono che è una variabile da tener presente. Poi fate sempre attenzione ai profili fake, ve lo dico solo perché voi non vedete quello che accade, no? Dietro le quinte, quindi le email che ricevo io di persone che mi dicono: ma sei tu che mi hai contattata? No, chi vi contatta a nome mio o delle colleghe, ecco, di solito sono truffe, vi propongono domande, poi vi chiedono soldi per ritualistiche. Voi non fidatevi di nessuno. I miei veri profili social, TikTok, Instagram, li riconoscete. Io seguo una sola persona, sia in un profilo che nell'altro, non migliaia di persone. Anzi, il profilo fake forse ha anche più amicizie del mio profilo vero, quindi figuratevi. E soprattutto l'unico e solo modo per entrare in contatto con me è l'email tarocchiviaggioalchemico@gmail.com. Io vi rispondo proprio all'istante perché il cellulare ce l'ho sempre a portata di mano. Quindi se non vi rispondo entro un'ora, 2 ore, 3 ore, in realtà preoccupatevi, cioè forse non mi è giunta l'email, potete inviarla di nuovo.
Quindi questa è una cosa importantissima, perché ci tengo innanzitutto perché chi truffa me e le colleghe mette in cattiva luce il nostro lavoro ed è un impegno, noi dedichiamo, cioè la nostra esistenza. A volte non è solo un momento della giornata, ma sono tutte le nostre giornate. Quindi è una passione, è una professione, è anche una vocazione. E poi perché rischiate di incappare in situazioni dove per truffarvi vi chiederanno anche i dati personali, ma non perché vi fanno la ricevuta fiscale, non è quello, perché così vi ricattano anche. Quindi mi raccomando, attenzione, segnalate, bloccate tutti i canali che fanno tentativi del genere. Ed ora andiamo a bomba al nostro interattivo del giorno. Quindi la prima domanda è quella karmica. Tu e lui, a cosa siete destinati? Di cosa parla il vostro presente che è premessa del futuro o atto conclusivo di un passato? E abbiamo un meraviglioso due di coppe che crea comunicazione, ponte, collegamento. Una cosa è certa, al di là del momento presente, nel quale comunque il chiarimento vi ha fatto riavvicinare, ed è fondamentale perché per poter ricostruire un ponte, diciamo, le colonne che lo sostengono non possono essere distanti più di un tot di spazio perché il ponte crollerebbe nel mezzo. Ci vorrebbero ulteriori sostegni, quindi tanto lavoro e tanta fatica. Invece questa carta sembra dire: guarda che innanzitutto tra di voi c'è reciprocità, nel bene e nel male. Siete più simili di quello che pensate e che forse avete compreso, capito e sperimentato. È una carta che non presenta da sé al momento elementi di disturbo. Ci vuole forza, coraggio e vincere qualsiasi forma di orgoglio, lì dove l'uno può fare un gesto verso l'altro e nello specifico il nostro uomo sta accarezzando, toccando, riavvicinandosi a questa donna. Lui è più rivolto al passato, quindi sembra quasi un gesto malinconico. Lei invece guarda al futuro, però non forza la situazione. Ora, gli elementi apparentemente contraddittori in realtà sono complementari, quindi vanno a bilanciarsi e sicuramente un due di coppe è una delle carte più in equilibrio, insieme anche al quattro di bastoni e ovviamente altre, che si trovano all'interno dei nostri arcani maggiori e minori e nello specifico in questo mazzo qui. Ed eccoci, c'è cioè la meraviglia, due carte che se le si osserva con attenzione e le guardi bene, ti danno un suggerimento. Cioè, in teoria, lui vorrebbe fare un gesto verso di te, molto più esplicito e concreto, la mano che sfiora lei. Qui è vero, si sono capovolte e diciamo ribaltati i ruoli, capovolte le parti, nella misura in cui lui adesso guarda al futuro e tu rimani stupita perché eri rimasta collegata al ricordo del passato. Quindi una prima informazione, un cambiamento importante che avverrà ed è quasi avvenuto, secondo me, nell'animo di questo uomo, che ora vede la realtà in modo diverso e sta integrando quello che prima in realtà gli sembrava impossibile. Quindi io come prima reazione, il saluto, strappalacrime, tipo il treno, la partenza, addio oppure Casablanca, no. Perché nel frattempo, dopo che ci siamo parlati, tutto sta cambiando e quello che reputavo impossibile, ora invece è probabile. Quindi il gesto che è morto sulle mie labbra e sulle mie mani, in realtà forse riuscirò a compierlo, se vogliamo leggere le due carte in modo letterale, lasciando il ruolo ai personaggi. Però c'è anche un altro messaggio. Il più grande rispetto al più piccolo, il più consapevole rispetto al meno consapevole, il più coraggioso, perché qui è il più rispetto al meno. Prendiamo, no? Di base, guarda bene, diciamo, la struttura prima ancora dell'apparenza e dei ruoli. Questa potrebbe
posizione potrebbe essere anche la tua, colei che vede più lontano, che vede di più, più lungimirante, più coraggiosa, più qualcosa, anche più magari incosciente, ecco, che si gioca questa occasione, che rende reale e tangibile il gesto da lui pensato e non compiuto. Quindi le due cose non si escludono, perché con il tempo lui potrebbe compiere quel qualcosa di desiderato e ancora non messo in atto, ma tu, che sei a tua volta un libero arbitrio, e la carta numero uno ci dice che avete lo stesso ruolo e lo stesso peso all'interno delle decisioni che ci saranno, puoi muoverti anche tu verso di lui, perché il 6 di coppe è reciprocità. Molto più del 2 di coppe e ci dà tante occasioni. Quindi magari inizia uno scambio, un dialogo di carinerie e gentilezze che restano alla luce del sole, all'esterno, che non vogliono coinvolgervi né vincolarvi, ma mettono in movimento gli omini sul ponte. Cioè, hai creato il ponte è un collegamento tra te e lui. Ora te lo devi giocare per quello che è. Se io ho un ponte per raggiungerti, io lo attraverso. Una volta vengo da te, una volta ti invito e vieni da me, però proviamo quantomeno a ricreare l'armonia dell'amicizia. Partiamo da questo, che non è un qualcosa che si imporrà dall'alto, ma dobbiamo costruire, il che vuol dire che magari non con frequenza giornaliera o in modo ossessivo, io inizierò a contattarti. Se me lo permetterai, ogni qualvolta avrò un pensiero carino e gentile, te lo farò giungere. Non morirà sulle mie labbra, non morirà sulle mie mani, non lo tratterrò dentro di me. Quindi, ancora una carta perché sono bellissime. Beh, più che altro le prendiamo tutte, anche se la giusta conclusione di un 3 di coppe, poi una serie di carte di coppe bellissime. E il 3 di coppe è l'amicizia innanzitutto. È l'abbondanza, è la conversazione, è la celebrazione, è il festeggiamento e raccogliere i frutti, che sono sempre la conseguenza di un'azione preliminare. Se non hai seminato e non ci hai creduto, non puoi neanche raccogliere. E c'è sempre quella convivialità frutto di un equilibrio di partenza. Quindi voi avete delle energie spettacolari. Vediamo queste qui. Wow! E cerchiamo di inquadrarle. Perché? Abbiamo una persona che potrebbe dire, e io la inquadro intanto con te, però arriviamoci perché si sono date in blocco. Stringo tra le mani quello che vorrei, ma quello che voglio effettivamente è leggermente diverso, vorrei un po' di più. Cioè magari non tentare, perché poi c'è il 7 di coppe, in più con la difficoltà della carta rovescio. Cioè la scelta di agire è davvero una scelta che tu fai all'oscuro di tutte le conseguenze, ma pur volendole conoscere bene, quelle conseguenze non le puoi conoscere perché dovrai viverle come effetti. Quindi diciamo che l'ostacolo nel mezzo che rende un po' oscuro il presente ti chiama all'azzardo. Chi ha più coraggio, a volte giocando a carte, chi bleffa, non sempre bleffa perché ha consapevolezza di farcela, perché ha contato le carte, perché ha qualche stratagemma in mente, no, azzarda, però può vincere. E la carta che segue è questo meraviglioso 4 di bastoni che avevamo proprio nominato come altra carta di specularità ed equilibrio. L'imperatore che arriva, e ora dobbiamo inquadrare questa carta, e credo che ne servirà almeno un'altra, perché è una carta di solitudine, elaborazione interiore molto profonda, anche disperazione. Toccare con mano il fallimento o ciò che viene considerato tale. Magari se non avessi agito tu, io me ne sarei pentito per sempre. Quindi la prossima carta è per capire solo di cosa parla e a chi si riferisce questo 9 di spade, che non viene assolutamente a intaccare in modo negativo il quadro meraviglioso che è venuto fuori, ma ci fa capire che in un angolino del proprio vissuto interiore c'è la paura di non farcela e c'è la paura di fallire. Questo non è il tradimento fisico a letto, un tradimento sensuale, ma più che altro è il tradimento anche delle promesse, delle aspettative, ma anche di se stessi per se stessi. Vorrei, ma non ho fatto e ho perso l'occasione che non si ripresenterà più. È la confusione che alberga nella mente e nel cuore di questo uomo, che al momento la spinta a muoversi ce l'ha, ma è fermo e non va avanti. Quindi facciamo proprio questa domanda. Tanto le domande che io ho elencato le rimescolo nell'ordine in cui le analizzo e poi tiriamo fuori le risposte e i significati man mano dalle carte che voltiamo. Perché
Perché anche alla domanda cosa pensa di fare di questa situazione, beh, se ha una condizione di confusione che lo porta a rallentare e fermarsi, che non è mai un fermarsi in assoluto, perché non è che io annullo e cancello la parte di tragitto già compiuta, già l'ho fatta, il riavvicinamento già c'è stato, ma è come se riprendessi fiato, recuperassi energia. Ok, rallento le cose. E la carta che segue ci fa capire, per l'appunto, andando avanti, che ci può stare. In che senso? Carta delle stelle, predestinazione, creatività, possibilità di creare, fare e movimento. Creare mettendosi anche in movimento o mettendo in movimento qualcosa che diverrà causa che avrà effetti, cioè da un punto di partenza ci sarà un punto d'arrivo, che solitamente in una ciclicità che si conclude, che giunge a diventare perfezione, si incrociano. L'inizio e la fine si ritrovano, la foce con la fonte si abbracciano, l'acqua che giunge nella foce poi viene ritrasportata alla fonte attraverso, no, gli agenti atmosferici, la pioggia e poi di nuovo ghiaccio e poi di nuovo ruscello, eccetera, eccetera. Si parte dallo stesso punto, si scende con percorsi anche paralleli, punti di contatto, di allontanamento, ma non ci si perde mai. Quindi anche nei momenti in cui sembra che uno continui e l'altro si sia fermato, c'è proprio una condizione esistenziale diversa perché evidentemente avete elaborazioni interiori con tempistiche diverse. Qui è diverso il ritmo dell'acqua e del contenuto dell'anfora che attraversa la terra, che viene filtrata, rallentata dall'attrito, no? Con questo contesto rispetto allo scorrere, nello scorrere già del tutto. Quindi ci sarà questa sensazione, ma ci sarà anche questa realtà tangibile, il vostro sentirvi, percepirvi, cercarvi, perdervi relativamente, tornando in parallelo, recuperare la distanza, rirallentare e poi alla fine giungere, vediamo il punto d'arrivo, che cosa sarà. E quindi le carte consigliano anche di credere e investire in questa storia senza troppe ansie. Vai con il tuo passo, segui il tuo istinto, se vuoi fare un'azione verso di lui, falla, non avere paura, solo ciò che non viene compiuto può essere perso per sempre. Allora, si giunge a una pacificazione innanzitutto perché ci si disarma rispetto anche al vissuto conflittuale interiore. Quindi, prima di tutto, serenità nell'animo di ciascuno per trovare una pacificazione all'esterno, perché lottare e contrastarsi non porta vittoria a nessuno dei due, ma bellissime. Allora, carta del mondo a seguito di, mettiamole tutte. Allora, lui ha un dolore nel cuore che è conseguenza della percezione di un fallimento. Si dà delle colpe, quello che cerca in realtà è amore lì dove lui pensa ormai di andare verso o meritare un contesto molto più arido e di solitudine. La carta della forza di questo mazzo è bellissima perché il nostro animale, anche aggressivo a volte, ma simbolo di coraggio, nonché il ponte, qui c'è la schiena arcuata e inarcata, forse ho usato una parola sbagliata, comunque a forma di arco al contrario, però va bene, però ha una posizione particolare. E lei che lo accoglie con un gesto amorevole e si risveglia in lui con le reminiscenze di malinconie lontane, io inizio a sentire il rimpianto, nonché la mancanza di quello che è stato il nostro passato, cioè questo mondo può giungere non perché ci raggiunge, ma perché io mi metto in movimento e lo raggiungo e mi riapproprio di quello che ho già stretto tra le mani e già sperimentato, al quale avevo dato le spalle. Cosa serve? Proprio quello scorrere, presente anche nella carta delle stelle, nonché l'elemento dell'acqua collegato alle coppe, e le prime nostre carte sono state tutte carte di coppe. Portare quel sentimento in un apparente ingannevole deserto, la base del mio presente, che può tornare invece a diventare un qualcosa di fiorito.
Il bastone non è comunque un legno morto, ha le sue foglioline ed è comunque dinanzi il volto e guarda comunque verso il futuro e sembra quasi che stia permettendo a questo uomo di mettere a fuoco l'orizzonte dinanzi a sé e di prendere la mira, come fa il fotografo o anche il pittore, che cerca di inquadrare in un punto di fuga lo scorcio che gli interessa. Allora, lui da queste carte che possa muoversi in automatico e per scelta proprio autonoma e libera, il desiderio c'è, l'azione concreta ancora non sembra arrivare, ma la predisposizione ad accogliere il gesto carino e poi sentirsi autorizzato a dare seguito, ecco, a questo comportamento, sì. Allora, facciamo così, facciamo innanzitutto la domanda di che cosa dovresti fare tu per far sì che questa condizione effettivamente si dia e che questa promessa di completamento e ritrovarsi diventi davvero il desiderio nelle sue mani e quella spinta emotiva a rimettersi in viaggio e quindi anche il coraggio di abbracciare il passato per farne motivo per andare verso il futuro ma in parallelo. Ora c'è anche un po' di orgoglio anche in lui, ci mancherebbe, ma nulla di patologico, nulla di grave, nulla che possa portare a conseguenze negative, tipo ok, per orgoglio non c'è proprio possibilità di dialogare e recuperare. No, per fortuna non è così. Cioè, lui sì che vorrebbe recuperare, gli piacerebbe riprendere, ma assolutamente sì, però effettivamente questo movimento, questo gesto non lo compie. Allora, prima di capire perché lui comunque si ferma un attimo prima, al momento, ma ricambierebbe volentieri un gesto da parte tua, anche se magari con calma, serenità, senza fretta, con i tempi anche molto, lenti, però, diciamo, non ti ignorerebbe assolutamente, gli farebbe molto piacere. Vediamo innanzitutto quello che ti consigliano di fare le carte, cioè qual è l'azione. Poi vediamo bene cosa prova anche realmente. Anche se le carte di reciprocità fanno capire che se tu analizzi il tuo stato d'animo nei suoi confronti, un po' ti fa da risposta alla domanda del cosa prova. Quello che tu provi è in linea con quello che prova lui. Poi magari chi un po' di più, chi un po' di meno, chi un po' meglio, chi un po' peggio, circa il fatto di manifestarlo, non nel sentimento provato, ci sta. Allora, innanzitutto non demordere mai, perché il grande cambiamento arriva nel momento stesso in cui ti sembra, no, impossibile e quasi non ci credi più. E tutto quel liquido, tutto quell'amore ti appare come un qualcosa di sprecato. Allora, è sottile l'informazione che ci dà questa carta, nella misura in cui, se analizziamo bene l'incastro tra lame degli stessi mazzi e lame di mazzi differenti, e sappiamo che il 5 di coppe è rappresentato in tanti modi e questo non è, diciamo, quello classico, abbiamo detto che il paggio di bastoni al momento alla base ha un deserto che sembra reclamare per sua aridità proprio quel sentimento che è frutto dell'abbondanza dell'amore che sgorga dal cuore, tuo cuore, e delle lacrime anche di tutti i momenti difficili. Qui le tre coppe divelte a terra non solo stanno giù come può accadere in qualsiasi altra carta, anzi adesso la cerco per fare un paragone ed è interessante, ma hanno appunto lasciato libero il contenuto sulla terra che non è un deserto, ma è verde, è florida. E in quel momento, che può anche risvegliare un po' una sorta di rassegnazione, tutto quello che ho fatto è stato vano. Non è stato vano. Perché dietro di te, e questo non è il passato e il futuro, si avvicina un uomo con le due coppe e sembra proprio che da qui possa innescarsi quella meravigliosa serie di eventi, due di coppe, sei di coppe, tre di coppe che abbiamo visto prima. Ora, non sono riuscita, forse eccola qui. Sì, anche qui si vede un po' del contenuto, però in questa carta nello specifico molto di più. E soprattutto c'è l'elemento proprio del personaggio, non solo un futuro che incombe, ma proprio attraverso l'azione ricambiata e la risposta dell'uomo verso il quale tu ti stai muovendo, anima e corpo. Quindi innanzitutto crederci, che non vuol dire convincersi a chiacchiere e ossessionarsi,
è sentire fortemente dentro di sé che è possibile compiere addirittura il miracolo di far rifiorire il deserto e che il deserto è solo uno degli aspetti che caratterizza il suo comportamento. Potremmo vederlo come un attributo del suo modo di fare, ma è solo un aspetto e soprattutto non è un aspetto che non può cambiare, è una stagione del suo cuore, ma le stagioni mutano. E quindi anche il campo che nell'inverno non ti dà frutto nella stagione giusta rifiorisce. È ovvio che se il contadino sa che cosa seminare, tira fuori i frutti, tutti quei frutti che vediamo nell'abbondanza del 3 di coppe e del 4 di bastoni, dove no, in alto, altro che ponte, c'era una sorta di albero della cuccagna. E in questo caso c'è la capacità di saper resistere anche a distanza, con la consapevolezza che non ti ha scacciato. Voi vi siete parlati, chiariti, confessati, il Papa. È vero, qualcosa del passato magari è andato distrutto, ma il fuoco è anche trasformativo e dal fuoco e dalle ceneri rinasce la fenice. La roba fenice, cioè è un fuoco di elaborazione. E qui abbiamo una persona che resta sulla balaustra a guardare la donna che gli dà le spalle ed è bellissimo perché sembra quasi un attimo prima del raggiungimento di una consapevolezza profonda dove tra lui e te sì, c'è ancora un ostacolo, ma non è insormontabile. Ora, se tu nutri per fede, cioè tu non hai prove tangibili che possano confermarti il tuo sentire sulla base di un credo perché vedo, credo perché sperimento, credo perché ne ho le prove. No. Anzi, a volte non ci credo proprio, ma per fede e quindi proprio profondamente, ed è solo la fede che fa i miracoli e sposta le montagne. E leghiamo il concetto di fede al fatto che questa comunque è una carta del Papa, è un arcano numero 5. Sembra un po' un Chanel numero 5. L'arcano numero 5, perfetto. Sarà quel sentire che ti metterà nella condizione di poter accogliere poi il miracolo, cioè l'inaspettato come esito positivo fra di voi. Quindi la prima cosa che devi fare è una predisposizione all'esito positivo anche in quei momenti in cui a livello concreto tutto sembra remare contro e tutto sembra dirti l'opposto di quello che vuoi. Guarda qua. Con le coppe abbiamo iniziato e con le coppe andiamo sempre a chiudere. Abbiamo un arcobaleno meraviglioso che è una benedizione dall'alto a livello spirituale. Abbiamo la famiglia, il gruppo, l'amicizia, ma non solo. Qualcosa che rinasce, la reciprocità. E abbiamo comunque il brindisi, la vittoria è una vittoria allargata. Cioè è un po' l'evoluzione, come fosse, no? Accresciuta la forza dell'energia di cui parlava il 3 di coppe. A questo punto, lui però che cosa prova realmente? E poi vediamo anche un consiglio proprio pratico, cioè cosa ti conviene fare come primo gesto per innescare tutta questa trasformazione. Ma lui realmente nel suo cuore, per te, cosa prova? Al di là che ne abbia consapevolezza o non, quindi proprio radicato nel suo animo, nel suo cuore, per te che cosa c'è? Allora, innanzitutto l'arcano diavolo, da un lato può parlare di sessualità, sensualità, c'è un legame strettissimo, però va detto anche che in questo momento quella famosa confusione del 5 di bastoni, e qui la confusione è data dalla nebulosità di queste pecorelle, che poi tendenzialmente sono anche molto più deboli di colui che viene fatto servo per portarle sulle spalle. E l'elemento del leone è l'elemento del ponte nel 2 di coppe ed è l'elemento dell'accoglienza di colui che vuole essere accolto, alleggerito, quella schiena, no, che abbiamo detto essere a forma di arco, ecco, questa schiena liberata dal peso, il peso di non riuscire a muovermi. Io non mi muovo verso di te, non ci riesco perché qualcosa mi lega, mi blocca, ma tu, carta della forza, giungi a farmi quella carezza sulla testa. Il gesto del 2 di coppe, dove lui accarezza la mano di lei, diventa ribaltato nel 6 di coppe, il gesto di lei che mette una mano sulla testa di lui. Solitamente chi mette la mano sulla testa? L'adulto, sul bambino, chi ha una posizione più alta rispetto a chi ha una
una posizione più bassa. Nel 6 di coppe noi abbiamo quell'omino un po' più alto rispetto alla donnina un po' più bassa. Leggiamo la struttura del messaggio che viene fuori dalle nostre carte, al di là dell'apparenza e dei simboli che rimandano a quella struttura, che non ha né colore né genere né nulla. È un movimento dall'alto al basso, da chi è andato oltre recupera chi è rimasto indietro, da chi vorrebbe allontanarsi e andare ma sente un richiamo dietro le spalle e non riesce ad andarsene. È ovvio, questa è un'azione profonda di alchimia animica, sentimentale, evolutiva, che spinge ad avere anche la consapevolezza che il tuo ruolo non è un ruolo semplice, è il ruolo di colei che ama a prescindere, è il ruolo di colei che prima che essere compagna e amica si sente in parte madre, madre nella misura in cui io sono colei che va a generare gli effetti e come causa sono madre di quegli effetti. Certo, lui è connivente, lui è parte in causa, perché se poi la cosa diventa un dialogo ha il suo peso, però sinceramente qui abbiamo un enorme potenziale nel sentimento, come il ruggito trattenuto di questo animale, ma contenuto, limitato da lui, dal contesto, non lo sa neanche lui. Dato di fatto è che l'arcano diavolo richiama anche le dinamiche karmiche. A volte noi non lo sappiamo perché una cosa accade in un certo modo, perché ne abbiamo perso memoria. Perché ne abbiamo perso memoria? Perché fa parte di incarnazioni di tanto tempo fa. L'immagine del fiume Lete, cioè un'immagine veritiera, nella misura in cui vuol dire che tra un'incarnazione e un'altra comunque c'è una sorta di oblio. E in questo caso i suoi sentimenti, se stuzzicati in modo giusto, cosa tirano fuori? Intensità e innanzitutto focalizzazione, tutto quello che si potrebbe disperdere lasciando andare le cose, tornando indietro, diventano una punta di freccia che vuole, ecco la tua fede, volare, fiducia, la fede che supera gli ostacoli, le montagne, non perché risposta, perché ti porta a volare molto più in alto. Wow, no vabbè, a parte che il discorso dell'andare in parallelo ribadito da questi corpi, così come lo scorrere del contenuto delle anfore, ma i corpi sottili, la vostra intensità, questo proiettarsi l'uno verso l'altro con il pensiero, il sentimento vi avvicina tantissimo. La cosa è molto semplice, ora devi avere tanta tanta pazienza, ed è ovvio, ma non per questo mettere a tacere o interrompere queste comunicazioni che si sono ristabilite. Le devi saper coltivare con la tranquillità del contadino che sa attendere i tempi della pianta e accetta anche le intemperie e anche il raccolto che va male. Questa non è una trasformazione che vi porta nuovamente ad essere uno in un mese, 6 mesi, un anno. Ci può volere meno, ci può volere di più. Sicuramente la costanza nel desiderio, nel visualizzare un contesto già risolto a livello proprio di visualizzazione e vissuto interiore ti potrà aiutare tantissimo, perché quella è la fede che crea il miracolo, vivere interiormente quello che vorremmo come se già lo avessimo tra le mani, con la gioia di gioire in quel contesto, non perché ci vediamo come il regista che guarda l'attore che recita, ma perché noi in quel contesto vissuto interiormente siamo l'attore che fa, cioè che non recita il personaggio ma è il personaggio, la persona. E in questo caso le potenzialità ci sono, tanto parte da te e può partire da te e da te rimettere in movimento qualcosa che lui dentro ha. Lui i sentimenti li ha, magari nascosti in un angolo, magari dispersi, un po' come no, il vino buono che che viene allungato con l'acqua, ma togliamo l'acqua, cioè togliamo il di più, togliamo la distanza che c'è stata, il tempo che è passato, il fraintendimento, torniamo all'essenza, recuperiamo la quintessenza di un qualcosa che nell'oggi sembra disperso e dispersivo e andiamo al punto, ce la potete fare assolutamente. Cos'è che lo un po' preoccupa, che può giustificare anche quella pesantezza un po' del nostro 9 di spade? Che cos'è che un po' lo angoscia? È il non riuscirci, anche se poi vedi che si va verso il successo. Allora, sostituire il peso e il limite a qualcosa che sia comunque sostanza, non immobilità ma movimento, e non distanza, isolamento ma cooperazione e collaborazione. Le carte sono bellissime, ripeto, l'elemento del mondo, della terra, dell'andare verso il proprio futuro, arrivare al completamento come l'arcano che abbiamo visto prima della carta del mondo, successo nei sentimenti, lì dove qualcuno guida il carro, potremmo vedere il grande felino
bambino come il carro che nel caso di lui è fermo ed aspetta, ma se tu prendi in mano le redini del discorso diventa un movimento all'unisono. Comunque sono molto belle. Un'altra carta, perché chiudere così questa risposta è troppo facile, è bellissima, ma noi vogliamo anche un'altra carta per mettere in discussione, vogliamo la conferma. Beh, più conferma di questo, cioè. Uniti dalle incarnazioni passate, il seme sotto la terra, le difficoltà e le rigidità del presente, l'andare in parallelo per sostenere il peso, perché se il tronco non fosse così non potrebbe sostenere il peso, allora sembra quasi che tutte le difficoltà che lui ha vissuto sono state funzionali a fargli tirar fuori la forza di poter portare te sulle spalle. Cioè, io adesso posso sostenere l'amore perché ho imparato che vuol dire essere appesantiti da altro, da un amore sbagliato, dalla mancanza di quell'amore o dal dubbio su quell'amore, e però lo scelgo liberamente e la distanza svanisce e quella carta della proiezione che ci avvicina fa sì che ci si fonda in una cosa sola. Io voglio chiudere ancora con una domanda. Io voglio vedere se le carte mi danno un'azione concreta con tre carte o se ribadiscono solo che vale la pena crederci in questo sentimento e quando hai il desiderio di sentirlo, sentirlo, quando hai il desiderio di fare un gesto carino, fare il gesto carino, senza aspettarti nell'immediato nulla in cambio. I frutti arrivano con il tempo. Ecco, cioè. Va bene, ne prendiamo ancora due, ma più di questo, Imperatrice che prende in mano la situazione. Non sono tre persone, ma tre età della stessa donna, che semina nell'oggi il desiderio di ieri per raccogliere domani in un solco che va in parallelo come il percorso, no, della carta delle stelle. Io metto questo seme con la saggezza del contadino che poi sa attendere. E quindi cosa viene fuori? Allora, so che ogni azione ha un costo. E quindi qualsiasi scelta farai, sai che ha un prezzo. E il prezzo va pagato e il prezzo viene registrato, registratore di cassa. Quindi nessuna azione in maniera inconsapevole. Prima di seminare, cerca di capire bene che cos'è come gesto che vuoi seminare in quel momento, perché poi i frutti, le conseguenze saranno relative a quello che tu avrai scelto. E innanzitutto tu trovi l'armonia per te, la rinascita. E questa rinascita è vera e propria metamorfosi. Questa farfalla, abbiamo una sorta di chiave di violino che si scrolla di dosso le foglie secche dell'autunno. E l'indicazione è: credici, semina e non ti preoccupare della stagione fredda, perché arriverà poi la stagione che darà e manifesterà i suoi frutti. E innanzitutto si ripercuoteranno su un benessere che tocca te in prima persona e poi di conseguenza anche la coppia. Aspetto riscontro. Un bacio. Ciao.